Eccoci qua, buon pomeriggio, sono quasi le tre, anzi sono le tre, tra poco iniziamo la nostra diretta Instagram in compagnia di Riccardo Pozzoli. Io sono Giovanni Odifredi, sono il direttore di GQ, ci tengo e lo farò sempre a ringraziarvi perché ci state davvero seguendo in tantissimi, non solo nelle dirette Instagram, ma anche sul nostro sito web GQ Italia. Riccardo Pozzoli sta arrivando, ma nel frattempo intanto colgo l'occasione per dirvi che domani ci sarà Ilaria Chiavacci alle 3 che se la canta e se la suona con Marcus Eder, che è un grandissimo sportivo, anche qualche volta estremo. E poi c'è Niccolò Andreoni che invece intervisterà Matteo Oscar Giugioli, che è un giovanissimo attore italiano molto molto talentuoso, che è stato già protagonista di un servizio moda di GQ. Ciao Ricky, come stai? Ciao Gio, buongiorno. Bene, grazie. Ti Tutto vedo bene? bene, ti vedo bene. Sì, Dove sei, sì. che bello? Io sono nella campagna bolognese, sono rimasto felicemente incastrato qui perché Gabriel produce il suo brand qui, quindi abbiamo una piccola casa in campagna qui per goderci la campagna. Devo dire che doveva arrivare una quarantena a farcela sfruttare veramente. Però devo dire che siamo privilegiati, siamo fortunatissimi, perché almeno, Respiri, respiri, esatto, almeno respiri. vedere le colline la mattina anziché i palazzi, chiaramente dà tutto un altro scenario. È tutto un altro scenario. Allora, Riccardo Pozzoli, per quelle due persone nel pianeta che non lo conoscessero, Non è vero. è un geniaccio, imprenditore, manager che ha sviluppato il suo talento soprattutto grazie alla rete internet, grazie ai social network, grazie alle sue idee che sono tantissime. Ha lavorato anche con noi di Condé Nast, con la Talent Agency, ci ha aiutato a lanciare e promuovere la Talent Agency di Condé Nast. Ha scritto anche due libri molto divertenti e utili che vi consiglio. Non è un Non lavoro, non è un lavoro, lavoro quello è il per vecchi. film dei Coen. Quello è il film, ma va bene, non è un lavoro per vecchi e smetto quando voglio, anche no. Allora, Ricky, con te, intanto grazie per essere qui con noi. Grazie Poi a te, è un Riccardo è piacere, il è un direttore onore. di GQ, è un best dressed man, lo abbiamo fotografato, raccontato diverse volte sul nostro magazine, ma non smetteremo di farlo perché se lo merita. Però Grazie, grazie. la cosa che, insomma, volevo farti chiacchierare proprio su, iniziando da questo nuovo format, cioè io e te che ci colleghiamo con le dirette Instagram. Tu sai che io sono un analfabeta digitale, sono il peggiore dei direttori di Non è Condé vero. Nast, sono quello che sicura meno dei follower, di tutte queste cose, faccio male, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Però è una nuova strada molto interessante, che ne pensi? Ma guarda, secondo me questa fase, questa forzatura sta forzando persone e brand a digitalizzarsi, più che a digitalizzarsi, che forse quello era un processo che avevamo anche già abbastanza iniziato a socializzarsi digitalmente, cioè a diventare realmente in grado di padroneggiare gli strumenti, perché alla fine, oggi come oggi, questo è lo strumento principale sia per le persone che per i brand di comunicare, intrattenersi e rimanere vicini. Io personalmente penso che forse avevo fatto un paio di dirette quando era nata la feature, perché insomma mi piace sempre provare a Certo. testare, non li ho mai fatti perché mancanza di tempo, cioè non, insomma non, per mille motivi non le avevo mai fatte. Da quando invece siamo qua in quarantena, ho visto qualcuno che lo stava usando veramente in una maniera incredibile, ho detto fantastico, inizio subito, anche perché mi mancava sicuramente, tanto per cominciare, questo genere di socialità, perché il bello è che Immagino. io e te ci vediamo al bar sotto Condé Infatti. Nast, ci beviamo il Esatto. caffè e praticamente facciamo le stesse chiacchiere. Un po' veramente, anche quasi egoisticamente parlando, mi mancava, no? Questo confrontarmi con persone interessanti, eccetera. E quindi io ho avviato diciamo, ho cercato di mettere insieme un'agenda con l'idea di dire, ok, ogni giorno condividiamo
qualcosa di interessante. Devo dire che il feedback, tra l'altro, è molto positivo perché di base è un modo di, il fatto di essere in diretta è un modo di creare il contenuto, no? Cioè, nel momento che c'è come dire, un experience, un evento, un qualcosa, non hai necessariamente bisogno della diretta perché c'è già il contenuto, lo fa qualcos'altro. Quindi basta il post, la stories o quello che vuoi. Mentre invece qua proprio l'interazione, la chiacchiera, il fatto di essere live, di poter interagire immediatamente con gli utenti che magari fanno delle domande, crea veramente, secondo me, un'energia, no? Estremamente divertente. Ma guarda, io lo trovo molto divertente anche perché visto con, diciamo, degli occhi print addirittura, quindi io sono 28 anni che faccio il lavoro di giornalista e ho intervistato tantissime persone con grande piacere, grande divertimento, qualche volta mi chiedono, ma le interviste sono interessanti, sono meno interessanti i personaggi come sono? Allora, vi devo dire la verità, non tutti i personaggi sono interessantissimi e a volte uno fa fatica anche quando fa le interviste a fare delle domande, tirare fuori delle cose che possono Certo. avere un appeal, che possono colorire, si diceva una volta, il pezzo, eccetera. E è bellissima questa cosa delle dirette Instagram perché ti trovi di fronte degli attori, degli uomini e delle donne di musica, insomma, dei personaggi in generale, e li vedete veramente come sono, molto più che in Certo. televisione, molto più che, ovviamente, al cinema non ne parliamo neanche. Però molto più che in televisione perché sono in presa diretta, spesso in questi giorni sono a casa loro, In magari sono pigiama. anche. Esatto, sono anche conciati, no? Perché non hanno avuto nel tempo, nella voglia, magari neanche di sistemarsi in maniera particolare, non hanno il truccatore, non hanno il parrucchiere, non hanno Certo. cose. Devo dire che sono molto, molto divertenti e molto autentici questi Ma format. allora, se posso dirti anche una cosa, io trovo che questa sensazione, tra virgolette, di essere tutti nella stessa barca. Poi certo, per fortuna, c'è chi ha la fortuna di essere chiuso in campagna come me, chi in un appartamento, cioè, per l'amor del cielo, poi ci sono ovviamente tutte le differenze, però in realtà ci sentiamo un po' tutti nella stessa barca, un po' tutti parte della stessa squadra, no? E quindi da un certo punto di vista, adesso dico magari un'esagerazione, ma c'è quasi un sentimento da spogliatoio, dove non me ne frega un cazzo di farmi vedere in pigiama, sinceramente, perché tanto, regà, sono tutti qua nella stessa baracca, anzi, cioè, e secondo me questo in realtà crea un mood meravigliosamente positivo da un certo punto di vista. Assolutamente. No, no, hai perfettamente ragione. Allora, intanto saluto un po' di amici, ma i Certo. Boutonniere, c'è Alberto Soiati che è arrivato che vorrebbe Ho la maglia visto. di GQ. Guarda, Alberto, guarda che bella. Cioè, Bello. questa ragazzi, sto pensando seriamente di fare un concorso e di mettere in palio la tazza di GQ perché è una figata vera. È vero, io non ce Devo. l'ho, E poi hai ragione tu, non ce l'hai Ricky? No, adesso, allora, adesso qua scatta Almeno il ce l'ho per i miei massimo. live, capito? Faccio branding durante i live. Esatto, facciamo branding durante i live. A proposito, no, hai ragione, l'autenticità, come ci dicono anche alcuni nostri amici che si stanno connettendo a questa diretta, è una cosa molto divertente. Per esempio, io sono un appassionatissimo di montagna, però sto in casa col maglione di lana. Lo so, ragazzi, che sembro matto, però a me piace tantissimo. C'è la lana e la mia coperta di Linus. Io metterei, ve lo giuro, io la lana la uso anche d'estate. Quando tipo si fa la nottata, no? Cioè che si fa tardi, le 3, le 4 del mattino. Vi giuro che io vado a letto con un golfino di lana, poi ovviamente poi me lo tolgo, però non so, mi fa star meglio. Sì, Va bene. è il tuo feeling home, no? La lana, cioè Sì, proprio ti dà quella assolutamente. sensazione. Va bene, qui siamo al cazzeggio, però in realtà volevo dirti, Ricky, secondo te questi format e questo nuovo, diciamo, utilizzo di un social media come Instagram ringiovanisce anche un po' Instagram? Aveva un po', non dico stufato, però aveva un po' esaurito la sua funzione. Guarda, in realtà dici una cosa sacrosanta e io sono assolutamente d'accordo con te, ne ho parlato tanto negli scorsi giorni con diverse persone ed è assolutamente un'opinione condivisa. Diciamo che Instagram, per motivi un po' commerciali, un po' di advertising, un po' ormai tra virgolette di format visti, rivisti e via dicendo, secondo me stava arrivando ad un momento un pochino, certo, i numeri erano sempre assolutamente importanti, eccetera, però a livello anche editoriale, di contenuti.
era diventato estremamente superficiale e artificiale, o artificioso forse, però il tema è che ci si condivideva poco messaggio e quello che si condivideva spesso era veramente troppo, come dire, costruito, proprio perché non c'era questa sensazione del voler fare live, no, anzi, avevamo costruito, no, layer e layer, layer su layer di filtri. Invece questa situazione, un po' il fatto che non ci sono contenuti, quindi non so come dire, non c'è l'evento, non c'è questo, non c'è, quindi ci dobbiamo sforzare di tirare fuori qualcosa di nuovo, non abbiamo una serie di cose e siamo in uno stato di emergenza che ha portato tra l'altro anche dai giovanotti a, insomma, un sacco di celebrity che hanno cominciato a dettare anche nuovi modi di utilizzare questo strumento per riuscire a rimanere anche in contatto con i fan, con gli ascoltatori, eccetera, ha sicuramente, secondo me, aperto come dire, la strada a dei nuovi format. E secondo me qua ci sono due, come dire, fattori da prendere in considerazione. Uno, che tantissime aziende, soprattutto, che erano molto restie, continuavano a comunicare ai consumatori con un approccio molto corporate, cioè tipo me super messaggio istituzionale, bla 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 bla, hanno dovuto prendere tutto, buttare nel cestino. Ahimè, io facendo consulenza a diverse aziende, ho visto mesi di lavoro presi e buttati via. E le ultime 3 settimane abbiamo lavorato giorno e notte a rifare tutti i piani di comunicazione, però in realtà molto più divertenti, molto più empatici, molto più veri. E questo già è un lato positivo della comunicazione che ci portiamo a casa. Secondo invece, e che sicuramente rimarrà, perché ormai, non so come dire, a un certo punto abbiamo tolto questo paio di layer, poi magari qualcuno tornerà, però io sono convinto che tanto di quello che stiamo vedendo in questi giorni rimarrà. La seconda invece nota, cioè il secondo, come dire, pensiero da fare è che comunque, nonostante speriamo la quarantena da qui a magari 2 o 3 settimane finirà, le aziende cominceranno a riaprire, piano piano si tornerà ad andare anche magari tra un mese nei ristoranti, via dicendo, finger crossed, e se stiamo a casa, più stiamo a casa, più questo, diciamo, succederà presto. Il tema è che comunque, in ogni caso, molto probabilmente il concerto, la conferenza e via dicendo rimarranno probabilmente a porte chiuse, se non addirittura chiusi per un po' di tempo. Quindi, secondo me, è molto interessante anche cercare di pensare a, come dire, dei nuovi format di eventi digitali. Quindi, magari, che ne so, una conferenza completamente in virtuale, ospitata sui canali di Condé Nast, per dire, con personaggi, il prossimo Vanity Stories, per dire, fatto, però ognuno lo fa, ma da casa propria, Hai no? ragione, infatti i colleghi di Vanity Fair stanno già scatenando in questi giorni attraverso le dirette Instagram, seguendo il format che ha determinato il successo del grande evento che è il punto di Vanity Fair Stories, lo ricordavi tu. Io ti devo dire che intanto voglio sottolineare una cosa, c'è una grande generosità da parte degli artisti Certo. italiani. E Enorme. questo a me, che ho passato tanto tempo, diciamo, con il mondo vicino al mondo dello spettacolo, a volte vi dico la verità, anche a litigare, bisticciare e diciamo ad accapigliarmi con il mondo dello spettacolo perché questo e quell'altro, voglio questo e vorrei questo, il fotografo, lo stylist, e cosa mi chiedi, dove me lo chiedi, quando me lo chiedi. E quindi tante volte uno dice: mamma mia, che strazio questi qui. Invece ti devo dire che devo ringraziare non solo i tantissimi artisti che sono collegati con noi, ma i tantissimi artisti che vedo in rete, che sono di una Esatto. generosità incredibile, sono messi a cantare, a suonare, a raccontare. Cioè, Assolutamente. hanno veramente, forse per la prima volta, recitato un ruolo sociale veramente, veramente molto importante. E questo gli va dato, cioè gli va riconosciuto perché, insomma, se lo meritano. Tu Sono citavi d'accordissimo. Jovanotti, Fiorello, Luca Argentero, Sì, Raul sì. Bova, Andrea Bosca, Montanari, tutti quelli che si sono collegati anche con noi. Senti, invece, certo, l'aperitivo su Zoom non è proprio la stessa cosa, cosa dici? No, devo dire di no, devo dire che infatti mi sono. Vabbè, poi allora io ho la fortuna di essere appunto anche chiuso con mia moglie, quindi è comunque un minimo di socialità, cioè l'aperitivo me lo faccio con mia moglie a casa. E dopo mi racconta. No, nel senso che comunque, ecco, io invece ho tanti amici che sono veramente isolati, nel senso che sono rimasti a casa da soli e. Certo, io cerco assolutamente, cioè, questo lo faccio, nel senso, e costantemente, perché
sai, nell'interazione più sensi cerchiamo di stimolare e più è normale e sarà anche più facile. Ho Certo. letto anche una serie come dire, di ricerche psicologiche molto interessanti su quanto comunque sarà anche delicato il ritorno alla vita perché sentiremo degli odori che, che per 2 mesi non ci siamo Sì. sentiti, ritorneremo a toccare. Quindi veramente. Almeno la vista la dobbiamo tenere allenata. Quindi, per esempio, io, mia mamma, mio padre, i miei fratelli, comunque li videochiamo, ci videochiamiamo tutto il tempo. Almeno, diciamo, almeno quello riusciamo a tenerlo. Però no, devo dire che l'aperitivo, cioè, non sono ancora, non so come dire, non ne ho sentito la particolare esigenza, Va forse perché ho trovato tanti altri bene. formati. E poi ribadisco, me lo faccio in casa Si con può, mia moglie. diciamo che dai, alla quinta settimana possiamo ancora ampiamente sopravvivere. I veri Sì. guai potrebbero arrivare molto, ma molto più avanti. Intanto saluto Marco Bernino, Federica Pasquale, i ragazzi di Condé Nast che si sono connessi con noi, molto carini, sempre gentili. Anche loro si stanno sbattendo come dei pazzi tra conference call. Tutti al lavoro siamo, ragazzi. Sembriamo tutti. Questo smart working è una catena veramente bella, bella pesante. Guarda, secondo me stai toccando un tasto importantissimo perché secondo me ci sono altri due fattori che questa quarantena, digitalmente parlando, ha veramente spinto, che sono l'e-learning e lo smart working. Cioè, Certo. l'Italia, se tu 2 mesi fa pensavi a chiedere agli studenti al liceo di studiare online, avresti probabilmente, se ci pensavi, pensato che fosse una cosa assolutamente inesistente. In realtà, noi in 2 settimane abbiamo switchato così, cos'è? Il sistema scolastico italiano si è adattato in un microsecondo. Fantastico. Ah, Meraviglioso. guarda, non me ne parlare perché tu hai il vantaggio di avere la tua bella moglie, la tua casa e sei bello tranquillo. Io devo fare pure i compiti insieme a mia moglie e a Certo. tuo figlio, caro. E questi mazzate, cioè non hai Immagino. idea, cioè non Immagino. è E se... facile. Insomma, No, no, non è fa... Lo so, immagino, immagino. Ma... diciamo che uno all'inizio dice: ma sì, faccio il bravo papà, faccio la brava mamma, mi metto lì come finalmente possiamo studiare matematica insieme. Non posso, Che voglia. che voglia. E tuo figlio segue le lezioni? No, mio figlio riceve, guarda, ti devo dire, hai ragione quando parli del sistema scolastico italiano, a cui va un altro applauso, un'altra cosa che sta dimostrando che viene, diciamo, trattata male troppo, troppo spesso e Decisamente. ingiustamente, perché ci sono tantissime maestre che mandano i compiti, accettano di ricevere richieste di aiuto, accettano di ricevere le fotografie con i compiti da correggere, si sono organizzate dando appunto lavoretti da fare a casa. E io, sai, mio figlio è piccolo, per cui diciamo siamo ancora al massimo facciamo un po' di divisioni, moltiplicazioni, un po' di decimi Certo. in italiano e impariamo a leggere decentemente, forse, dico forse, e quindi insomma ci esercitiamo un po' così, però insomma ci sono anche liceali, c'è gente che deve fare la maturità, gente che deve Certo. fare l'esame di terza media, insomma prove che poi rimangono nella testa delle persone. Te lo ricordi il tuo esame di maturità, Ari? E come? Mamma mia, mamma mia. Senti. Sai che io mi ricordo, sono andato e me lo ricordo tutta la vita. Era l'8 luglio, tra l'altro, botta di sfigaro, uno degli ultimi del mio anno. E un caldo incredibile, ero stanchissimo, veramente, perché poi io sono uno, devo dire, vabbè, ovvio che poi durante l'università e tutto ti abitui un po', però la maturità è una delle prime grandi prove della vita. Hai In più io ragione. sono. O sono uno abbastanza emotivo, quindi io mi ricordo che sono andato la mattina, ho fatto questo cazzo di esame, sono tornato a casa, ho dormito fino al giorno dopo, ero morto, ero Guarda, morto. per me l'esame di maturità è stata una delle cose più strane della mia vita perché io ero abbastanza una capra in matematica e invece tu, diciamo, le materie così, storia, italiano, me la cavavo. Ho fatto uno dei temi più schifosi di tutta la mia vita, che è stato tipo veramente giudicato una merdaccia, e invece sono stato uno dei più bravi della mia classe, forse addirittura In di matematica. secondo in matematica, una cosa pazzesca. Era Perché veramente l'ansia, l'ansia da prestazione. sì, no, cioè la maturità ti cambia completamente la Sì, vita. Io ero un drago in storia, ho fatto una scena terrificante, credo di aver sbagliato addirittura l'unità d'Italia, cioè cose veramente da capra.
E invece su materie in cui sono sempre stato uno sfigato, adesso è andato benissimo, quindi stavo poi a dire. Intanto salutiamo Chiara Magnaghi, salutiamo Marika Sarzi, salutiamo Luigi Pugliese, tutti gli amici, diciamo, di GQ, di Condenasse che si stanno, Flavio, tutti gli amici che si stanno collegando con noi. Senti, tu diciamo, lavori e comunichi, aiuti a comunicare e fai delle consulenze per diversi brand di moda. Ecco, parlami un attimo di questo segmento nello specifico, perché oggi le notizie che ci arrivano sull'andamento economico del nostro paese e il futuro sono abbastanza preoccupanti. Si parla di un calo del 6% del PIL. Pensate che fino a 5 settimane fa, solo a dire mezzo punto del PIL, veniva giù un governo. Oggi stiamo parlando del 6%, quindi una botta di proporzioni titaniche. Come andrà a finire? Allora, da un certo punto di vista, giusto per fare un commento un po' ironico, penso che l'attuale governo sia stata una manna dal cielo, perché chiaramente da un certo punto di vista possono dare come dire, possono avere una scusa per qualsiasi Ah sì, adesso problema. vale tutto, Adesso vale vale tutto, quindi capito, se prima non riuscivano a tenere il PIL stabile, adesso sicuramente è l'ultimo dei problemi, quindi va bene. No, però scherzi a parte, allora il tema sicuramente è delicatissimo. Tra l'altro io lo sto vivendo insomma da tanti lati perché seguendo appunto l'operatività di diverse startup sto vedendo che cosa vuol dire adattarsi nel mondo appunto digitale, ma non necessariamente digitale, ma in generale delle startup, quindi molto snelle, molto, molto dinamiche. E poi in questo momento sto facendo una consulenza molto importante al gruppo Luxottica, quindi stiamo parlando EssilorLuxottica, 150.000 dipendenti nel mondo. Quindi insomma sto esattamente vedendo gli approcci e devo dire che in realtà non è che sono diametralmente opposti, perché poi alla fine costi ricavi non si vende, ci sono i costi, cioè, quindi il tema è che banalmente poi dobbiamo correre ai ripari, mettere le aziende in sicurezza per permettere e tentare di proteggere poi i posti dei lavoratori. Sicuramente settori diversi impatteranno in maniera differente. Come sai, io per esempio ho cofondato una startup che si chiama Furban, che di base il core business è portare i pasti agli uffici milanesi. Ora gli uffici sono tutti chiusi, immagina che problema è stato. Ci siamo messi lì, adesso abbiamo rielaborato un attimo il concept, cercando di capire che cosa avevamo e come lo potevamo utilizzare. Abbiamo dei rider, abbiamo un software, abbiamo una piattaforma. Questa settimana partiamo con il delivery della spesa a casa, quindi tramite l'app potrai fare una mini spesa come dire, di farti la tua dispensa, frutta fresca, verdura fresca e ti riempi. Perché? Perché abbiamo visto che modelli simili, che già c'erano sul mercato, in realtà in queste settimane hanno ricevuto 10 volte gli ordini, addirittura non riuscivano neanche a starci dietro. Quindi sicuramente c'è qualcosa che va male, c'è qualcosa che va bene. È ovvio che stiamo parlando di una crisi talmente grossa che impatterà profondamente il tessuto anche e soprattutto delle PMI, probabilmente italiane. Perché è chiaro che le piccolissime start-up probabilmente riescono a riadattarsi a sopravvivere, le aziende molto grosse, strutturate, con le spalle larghe e soprattutto aiutate poi potenzialmente anche da capitali, banche, stati, eccetera, sopravviveranno. Chi sta in mezzo, ahimè, è probabilmente chi ne risentirà di più, che poi è anche un po' insomma la colonna portante del nostro stato. Io però dimmi, stai No, dicendo qualcosa? volevo. No, finisci il tuo ragionamento. No, io confido nel fatto che anche in questo caso la forza italiana e la creatività italiana ci terrà in piedi. Siamo stati uno degli stati potenzialmente più impattati da questo flagello e spero che non, cioè, non vorrei, tra virgolette, dire vedranno gli altri cosa gli succederà. No, sinceramente spero che non succeda a Francia, Inghilterra e via dicendo quello che ci è successo, anche se la Spagna, ahimè, è già Ah, sulla la strada Spagna per giusta, se non addirittura peggio. Quindi il tema è, noi siamo stati impattati per primi, siamo stati quelli che secondo me hanno risposto anche in una maniera assolutamente corretta. Il tema è cercare appunto di, come dicevamo prima, cercare di far durare questo periodo di stop il più possibile perché
c'è assolutamente bisogno di tornare veramente a fatturare un minimo per cercare di far quadrare i conti. Vedo che Giuseppe, per esempio, sta dicendo ricettività, ristorazione, come si riprenderanno? È chiaro che tutta l'industria del turismo e della ristorazione, ahimè, sono quelle che saranno più impattate da questa situazione. È chiaro che gli alberghi che aspettavano che partisse la stagione probabilmente la vedranno dimezzata quest'anno, se non di più. Anche il mondo della montagna, paradossalmente, si è persa tutto l'inizio, tutta la fine della stagione, che spesso è anche una parte molto ricca della stagione. E la ristorazione, non sappiamo quando torneremo nei ristoranti e soprattutto non sappiamo quando torneremo a regime nei ristoranti, perché magari per 2 mesi dovremo andare. Dovranno occupare un terzo dei posti a sedere che hanno, che cioè, serenamente non fanno stare in piedi un ristorante. Quindi sicuramente ci sarà un impatto importantissimo. Dobbiamo confidare in una politica economica estremamente, estremamente supportiva, perché altrimenti le conseguenze poi saranno molto più gravi, il prezzo che dovremo pagare sarà molto più grave. Quindi è chiaro che secondo me anche da questo punto di vista poi sarà veramente importante cercare di, come dire, fare tutti uno step, cioè fare tutti un piccolo sacrificio. A questo proposito ti volevo chiedere, Ricky, io sono un, diciamo, supporter della comunicazione, un po' perché ovviamente è il campo nel quale lavoro, un po' perché sono assolutamente dell'idea che è nei momenti di crisi drammatica come questa che puoi A, far conoscere dei brand che magari sono meno noti, non hanno un heritage diverso, una storia diversa, delle potenzialità diverse, ma quando c'è una grandissima attenzione del consumatore a mezzi come tutti quelli che sono generati dalla rete, quindi social media e siti web, per esempio il sito di GQ ha avuto un'esplosione incredibile, a Certo. marzo faremo 3,3 milioni di utenti unici, un'enormità. È un'enormità che siamo addirittura cresciuti quasi di 1 milione. Ora, cosa significa? Che più persone ovviamente stanno a casa, premiano diciamo, chi genera contenuti interessanti, divertenti, si gironzola sui siti web, eccetera. La comunicazione in tutti i sensi però è un'opportunità secondo me per uscire dalla crisi. Che ne pensi? No, sono d'accordissimo. L'intrattenimento, la comunicazione e cercare delle soluzioni nuove, che sicuramente il cambiamento di mentalità del consumatore richiederà. Quello che stiamo vivendo è un momento veramente importante nella storia dell'umanità. Potenzialmente è la pandemia più diffusa che forse l'umanità abbia mai visto, soprattutto con i numeri dell'umanità di oggi, che non ci sono Vabbè, mai stati, certo. perché 50 anni fa non eravamo neanche la metà di oggi, quindi figuriamoci. E quindi questo già è un tema, e quindi già saremo segnati sicuramente da questo, e probabilmente tutta la nostra generazione avrà sempre un paio di mascherine e una boccetta di ammuchina in casa. Cioè già questo, paradossalmente, ahimè, Veramente. lascerà il segno. In più ci stiamo abituando ad una serie di cose che siamo stati forzati ad abituarci in questo periodo. Mia madre non aveva neanche Netflix, per darti un'idea. In questi giorni mi chiama e mi dice: Ricky, ho finito questa serie, che bomba! Cioè, il tema è che veramente anche, cioè, ci stiamo abituando ad un modo di intrattenimento, anche alcune generazioni che non erano abituate. Quindi potenzialmente la digitalizzazione ancora di più di alcuni strumenti di intrattenimento ci saranno, ma questo darà anche apertura ad una serie di opportunità diverse. Alcuni dicono addirittura, adesso non voglio mettere in crisi alcuni, però alcuni dicono: ah, le palestre, in realtà ci saranno un decimo delle palestre che c'erano prima, perché la gente sta imparando ad allenarsi da solo in casa o a seguire dei corsi online. Cioè, potrebbe anche essere che se, però allora a questo punto chissà che spazio per come dire, perché quanti PT si potrebbe creare, come quanti insomma realtà di intrattenimento, via dicendo, che possono essere dalla meditazione trascendentale live a corsi di chitarra. Quindi il tema è che da un certo punto di vista
tanto, ahimè, lo perderemo per strada, ma potrebbe anche essere che guadagniamo tant'altro. Quindi, allora, qualche cosa lo guadagniamo di sicuro. Io ti devo dire che ne parlavo con il filosofo Umberto Galimberti, pubblichiamo un suo scritto sul prossimo GQ molto interessante, vi straconsiglio di leggerlo, e analizzava, diceva alcune delle cose che appunto, alcuni punti che hai toccato tu col tuo discorso, e però giustamente diceva attenzione perché noi siamo comunque degli animali sociali, cioè abbiamo bisogno di stare in relazione con le persone, di stare vicino, di creare dei luoghi di aggregazione, quindi di fatto poi palestre, ristoranti, centri, eccetera, centri commerciali per chi ci va, eccetera, eccetera. Certo. Sono dei momenti, sono delle piazze, delle piccole agorà dove tu ti ritrovi con i tuoi amici, cazzeggi, sì, fai sport, però parli, nascono amori, relazioni, si parla di lavoro, si parla di tante cose, quindi voglio dire, diciamo che esistono delle differenze. Sicuramente questa situazione, questa prigionia forzata ci ha aperto gli occhi su delle opportunità. Io ti devo dire che sono anche molto, molto... Tu citavi tua madre. Io sono colpito veramente dalla vitalità mostruosa di una generazione che noi, diciamo, davamo per iperantiquata, e invece che proprio c'è. Cioè, io sento un sacco di giovani, quarantenni, 45 anni, 50 anni, che si lagnano, rompono, c'hanno da scassare, e gente di 80 anni che è felicissima. Che ha figli, che vede di più, gli telefonano di più. Io telefono 3 volte al giorno a mia madre, ma quando mai? Certo. No, ma è vero, è verissimo, ma... Sai, anche qui probabilmente è anche una questione di abitudine. Ci sono delle generazioni che paradossalmente hanno visto la loro vita più stravolta di altre, e quindi paradossalmente invece altre che hanno i cambiamenti li hanno somatizzati in una maniera differente. Però sicuro è che in questa situazione un po' tutti, e forse addirittura più giovane sei, più la soffri, perché chiaramente insomma hai una serie di dosi di energia da scaricare, che è un po' più complicato. Però sì, sono anch'io, ho notato, mia madre l'altro giorno si è messa a fare la bicicletta, si è messa al rullo, perché mia mamma ha 61 anni, adora andare in bicicletta tutte le domeniche, si fa già di suo 100 km di bicicletta. Veramente, tutte le domeniche. Mamma, quanto non lo so, tra l'altro lavora tutti il restante... tempo della settimana. L'altro giorno mi ha mandato un video che era sul balcone di casa sulla bicicletta, con addirittura il casco, il rullo, e andava come una pazza. Però sì, una vitalità incredibile. Senti, saluto Nicola Vannuccini, grande, grande brand manager di GQ, il nostro publisher, c'è Luigi Pugliese, c'è Mara, insomma tutti i nostri amici. Senti, sono state rinviate le sfilate dell'uomo, la notizia degli scorsi giorni, per noi diciamo è stato un altro colpetto, non da poco, perché appunto non ci saranno le sfilate uomo a Milano e neanche a Parigi, ovviamente. Stiamo tutti cercando di capire se il PT uomo resterà, ma diciamo non sarei ottimista in questo senso. Cambieranno i calendari adesso per noi, quelli della moda, il fashion, ma è importantissimo il salone del design, che però purtroppo salterà un anno, ci sarà uno stravolgimento nei calendari dello sport e nei calendari delle fiere, ma soprattutto davvero la moda, che è un'industria centrale nel nostro paese. La gente forse pensa che la moda sia soltanto, diciamo, glamour, paillette, eccetera, ma stiamo parlando di tutta la produzione, migliaia di posti di lavoro, persone che lavorano, è un indotto enorme. Pensate a tutto quello che significa la moda, la distribuzione della moda, i negozianti, i tessuti che c'è dietro la moda. Noi giornali, che ovviamente comunichiamo con la moda, la raccontiamo, generiamo entusiasmo nei confronti della moda, l'e-commerce, tutto questo mondo secondo te zomperà un semestre e poi ricomincerà come prima, o siccome sono tutti imprenditori abbastanza cazzuti e tenaci, troveranno il modo da qui a un mese, 40 giorni, di riconvertirsi e trovare una soluzione tutti insieme in questo sistema?
Guarda, allora, mi piace pensare quello, cioè mi piace credere in quello che stai dicendo proprio adesso, nel senso che la settimana scorsa ho fatto un live, tra l'altro, con il presidente Tombolini, con il presidente della Camera Nazionale Bayer, con Certo. Jacopo Tonelli, un imprenditore appunto che ha un'azienda di produzione con centinaia di dipendenti, perché il tema poi sono, come giustamente dicevi, i tessuti, la manifattura, la confezione, la distribuzione, cioè abbiamo veramente, è la seconda più grossa industria del paese dopo Certo. quella alimentare. Quindi è incredibile. E in realtà anche lui dice, parlavamo di questo tema e dicevamo che, sai, anche qui, come dicevamo, il problema è che i grossi, avendo le grosse aziende che per intenderci parliamo, come dire, dei grossi marchi, hanno le spalle un po' più larghe, hanno una distribuzione globale, hanno un mercato che Certo. bene o male non è completamente azzerato perché magari in un paese si sta ancora vendendo qualcosa di là, cioè quindi Hanno fatto anche tendenzialmente. più soldi in passato, diciamo, Hanno, sono chiaramente capaci. hanno anche fatto più soldi, insomma, sono aziende, soprattutto con dietro anche degli imprenditori che se ci dovesse essere bisogno, probabilmente sono anche in grado di aiutare l'azienda anche personalmente, via dicendo. Il vero tema è tutto il mondo degli intermediari, che sia l'ufficio di distribuzione che lavora su performance, per dire, su due stagioni all'anno, se una non la fa e la seconda venderà al 50% perché c'è poca richiesta, non può stare in piedi. Come il produttore che prima doveva produrre 10 e dall'8 in su era il margine che aveva per stare in piedi, se quest'anno produce 5 non starà in piedi. Quindi il tema è chiaro che c'è tutta un'infrastruttura, ma se venisse meno tutta questa infrastruttura, poi comunque ne risentirebbero i grandissimi. Certo. Infatti è proprio lì il nesso che sarà molto molto importante che le istituzioni come insomma, la Camera Nazionale della Moda con Carlo e una serie di altri interlocutori, secondo me, riescano, soprattutto gli imprenditori stessi, riescono a mettersi insieme e creare un'alleanza economica per aiutare tutta l'infrastruttura. Perché se al grande marchio di moda, che comunque si rifornisce da 12 fornitori italiani, quello della pelle, quello delle cerniere, quello dei tessuti, quello del cotone, quello della lana, ma se tutti questi falliscono, cioè l'impatto poi lo subirà. Quindi il tema è anche lì è molto molto importante che si alleino. Ma parlavo con Remo Ruffini settimana scorsa e anche lui mi diceva: in teoria stiamo già meditando su che cosa fare, perché se non lo fanno loro, Certo. che possono permetterselo, sicuramente non lo Bisogna può creare fare. sistema, ancora bisogna. Bisogna assolutamente creare il sistema, e anche questo, se ci si dovesse riuscire, diciamo che potrebbe essere un altro lato positivo, perché il mondo della moda, ahimè, ci ha sempre provato, ma poi abbiamo sempre visto come in altri paesi sono riusciti a creare il sistema con dei risultati molto migliori dei nostri. Quindi Comunque potrebbe essere. come ti devo dire, io sono convintissimo che in questo periodo di boom dell'editoria digitale finalmente ci rendiamo conto della potenzialità totale di questo mezzo che non è un'alternativa a chi ama e giustamente ama la potenza del mezzo print, quindi il fascino della carta, ma non è soltanto una questione di fascino, è proprio l'impatto che ha il mezzo print sul consumatore, che è completamente diverso, è molto più riflessivo, molto più estetico, è molto più completo da un certo punto di vista, però c'è una valorizzazione di che cosa significa fare editoria digitale oggi, che non è un pianeta, diciamo, di serie B, anzi, Certo. diventa iper serie A in momenti difficili come questo, ma rimane come qualcosa di estremamente qualitativo e nel quale ha senso, molto senso anche investire. Assolutamente. Senti, Ricky, cazzeggiamo 2 minuti prima di salutarci. Sì. Allora, ma dimmi una cosa, tu ti sei sparato un viaggio di nozze della Madonna. Quindi praticamente hai fatto cicip e cicciop per, cioè, non so più quante settimane, non me lo ricordo più, ti ho Tre. seguito sui social, giro del mondo, e tuffati di qua, e schiantati di là, e fai la foto qui, e fai la foto là. Poi cioè, dici, vabbè, fantastico, ci godiamo questo periodo d'amore folle, perché tanto quando ci ricapita più, poi ti ritrovi in casa. Perché sei con quel gioiello di Gabrielle, Sono molto che fortunato. salutiamo e che spero che uno di questi giorni, tanto abbiamo un sacco di tempo, ci Certo. vedremo ancora in diretta su Volentieri. GQ insieme, così facciamo una diretta di coppia e ci facciamo raccontare tutti i segreti da Gabrielle, tutti i segreti di Riccardo Pozzoni. Va bene. Però, no, dai, dimmi un po' come vanno le Ma cose.
No, devo dire che, guarda, adesso sembra un po' sdolcinato da dire, Sì, ma bisogna, bisogna. ma è così, è così. E devo dire che è un'altra riprova di quanto probabilmente siamo veramente due anime gemelle, nel senso che devo dire che stiamo veramente molto bene anche in questa situazione. E devo dire che, come giustamente dicevi, ci siamo, come dire, sfogati abbastanza durante il viaggio di nozze che abbiamo fatto appunto tra Natale, Capodanno, eccetera, tra l'Argentina e il Brasile, che è stato veramente un viaggio meraviglioso. Abbiamo fatto la Patagonia, la Tierra del Fuego, veramente posti incredibili che speriamo di poter andare a visitare presto. E poi abbiamo appunto fatto un mesetto e mezzo, due di lavoro bello intenso a Milano e poi ci siamo ritrovati in questa situazione. Ma devo dire, sicuramente è una situazione particolare, nel senso che per tante coppie, magari anche molto più, tra virgolette, non tra virgolette, anche molto più longeve di noi, nel senso che poi noi Certo. siamo anche abbastanza una coppia giovane. È giovane, Magari giovane. trovarsi a condividere così tanto tempo, magari dopo 10 anni che sono sposati, magari non l'avevano mai fatto, ecco. Quindi Mamma mia, immagino. non sai quante volte ho ripetuto a mia moglie che bisogna sciacquare i piatti prima di metterli nella Sai che l'ho lavapiatti. fatto anch'io 2 giorni fa. Guarda, lascia perdere, è una battuta che Ricky, te lo dico subito, rassegnati, è una No, no, battuta. lo so, ma Non c'è guarda, niente da fare. io. Gabriele è fortunatissima, perché io, io mi è stato insegnato sin da piccolo chi fa da sé fa per tre, no? Quindi io sono quello che piuttosto che andare a spiegare agli altri determinate cose, Ma perché tanto si so fa che con alcune chi viene cose. dopo tanti anni, questo te lo dico, dopo tanti anni, questa roba di fare da sé, uno dice due Dopo un po' palle, basta. sempre da sé, porca vacca. Lo È vero, so, vabbè però ragazzi, ci bisogna provo. arrivare così. Senti, delle tante passioni maschili che hai, intanto c'è Silvia Stefani, grande segretaria di redazione di GQ, che se la ride come non mai, collegata con noi, delle tante passioni maschili che hai, delle quali tra l'altro molte le racconta anche GQ, qual è quella Certo. che ti manca di più? La moto? Ma certo, guarda, proprio senza ombra di dubbio. Devo dirti, io ho la fortuna che, forse le mie più grandi passioni sono sport e motociclette. Ho la fortuna che, appunto, essendo in campagna, io lo sport in qualche maniera lo riesco in parte a fare, perché ho il giardino, vado fuori, Due salto la salti fuori, corda, vai, certo. cioè due salti, capito? Quella roba lì la faccio. Però la moto, ragazzi, soprattutto con queste giornate stupende che stanno cominciando a venire, Ci quel sono senso no, perfette, quel, perfette. non fa C'avevi troppo preso. caldo. No. Esatto. Devo dire che quello manca veramente molto. Cioè, in generale, proprio l'idea di comunque riuscire, no, a muoversi, ad andare, a esplorare, a perdersi, quello manca moltissimo. Devo dire che la fortuna, da un certo punto di vista, è che non ce l'ho qua perché le ho tutte a casa di mio papà, le moto, e quindi sono lontano, Sì, la bloccato, almeno non le tentazione vedo. lontana, la tentazione lontana. Facciamoci Esatto. arrestare. Adesso noi scherziamo con Riccardo, ma mi raccomando, ragazzi, state a casa, non fatevi venire grilli Assolutamente. per la testa, perché non è proprio il momento. No, Tra l'altro c'è in giro un sacco di carabinieri, polizia, pure l'esercito, menano di brutto, vi no, no. danno delle gran Esatto. multe, non ne vale veramente la No, 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 pena, ma perché più vi sequestrano anche il mezzo, attenzione, perché una cosa che non vi esatto. dicono è che se vi gira storta vi portano via anche la moto oppure anche la macchina, quindi No, ma cioè, in non più è pericolosissimo, cioè ricordiamoci che se anche non dovesse, perché vai, tanti dicono, vabbè, ma sì, io se vado a fare un giro in campagna mi vado a fare due curve. Ragazzi, se vi fate male, oggi si fa fatica a curarvi. E quindi è quello questa, a me quella è una delle cose che fa più paura della moto, che è vero. probabilmente difficilmente prenderai il coronavirus andando in moto, ma è rischiosissimo, è veramente rischiosissimo perché ci si può far male e oggi non è il momento di farsi male. Scusa, piccola parentesi, Gabriele settimana scorsa facendo un live sul suo profilo di cucina gli è caduto come si dice, un'antina, si è sganciata, si è rotta No. un dito del piede. Io gli ho detto, amore, meno male che non si può fare niente per le dita dei piedi, che tanto non si può andare in ospedale, cioè non possiamo Mamma mia. gravare sul Vabbè. sistema. Cioè, non voglio neanche pensare alla mitica Gabriella, cosa può aver combinato e quante ne può aver tirate per essersi rotto un dito, cioè una Sì, tra scheggiata l'altro. lunga. Aiuto, non voglio pensarci. Senti, Ricky, intanto salutiamo Chiara Magnaghi, salutiamo
anche tantissimi ragazzi che si sono connessi con noi. Certo. Io ti voglio ringraziare per il tempo che ci hai dedicato. Grazie davvero a te. Spero che nei prossimi giorni, noi durante il weekend invitiamo delle coppie, quindi uno di questi weekend, tanto qualcuno ce lo dobbiamo ancora passare a casa, vi invitiamo a passare un po' di tempo volentierissimo con noi. Grazie davvero, un abbraccio, grazie mille a voi. A presto, un bacio a Gabriele. Ciao Gio, grazie, un abbraccione. Ciao, stai bene.